Ad Acireale nasce la Lega dei Disoccupati. L'iniziativa porta la firma della CGIL zonale, che ha voluto creare questa sorta di comitato civico per accendere un confronto tra gli uomini e le donne che non riescono a trovare lavoro e le istituzioni, per capire come generare nuove opportunità di sviluppo. Facciamo nascere la Lega dei Disoccupati della zona del comprensorio Agesi. Il nostro punto di vista è metterci anche con le situazioni di locale e zonale. È vero che un lavoro non ce n'è, ma è anche vero che in questa situazione di immobilismo è bene che si ci organizza e siamo presenti in tutti i momenti e in tutte le situazioni che si vengono poste in essere dalle varie situazioni. Ma altresì stasera l'Assemblea è proprio allo sciopero il giorno 12. Il giorno 12 che ieri è stata approvata, ieri o avantiere, questa legge, no, che è passata al Senato, che non produrrà secondo noi lavoro, ma produrrà ancora molto precariato. A noi non interessa, non è un il problema non sono i licenziamenti, il problema è l'entrata del lavoro, è il lavoro che manca. Quindi noi lottiamo per avere il lavoro, senza lavoro c'è una situazione di precariato. Tant'è vero che oggi, anzi ieri, la Corte europea ci ha dato ragione che obbliga l'Italia ad assumere 250 precari nella scuola. Cioè, nel vero senso della parola, noi facciamo cose che siamo contro alle normative europee. Beh, a nostro avviso, tanto è vero che noi non ci fermeremo con lo sciopero, ma andremo anche a esperire tutte le azioni a livello europeo, questa legge va anche contro le direttive europee, che in Europa si crea, c'è un lavoro stabile, in Germania, in Inghilterra, in Francia il lavoro stabile è molto, diciamo così, più pregnante dell'Italia. L'Italia è un immenso mercato di lavoro precario.